Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale del Tonsore Ignorante. Oggi di che cosa andremo a parlare? Andremo a parlare di come preparare la pelle per la nostra rasatura. Generalmente si parte sempre con bagnandosi la faccia con l'acqua calda, questo è logico. Ma andiamo a vedere quali metodologie diverse possono esistere per preparare al meglio la pelle alla nostra sbarbata. Questo video verrà spezzato in due parti, ovvero vedremo prima i metodi per aprire i pori della pelle e poi successivamente nel video dopo vedremo le varie tipologie di prebarba e ammorbidimento del pelo. Come di tradizione, ad esempio, i barbieri utilizzano il panno caldo, ovvero noi lo possiamo fare a casa semplicemente mettendo un asciugamano bianco. Sottolineo bianco perché se lo mettete colorato rischiate che perde colore. Mettendo un asciugamano bianco sotto l'acqua calda in modo da riscaldare il panno e poi andare ad applicarlo in viso un paio di minuti, creando così un impacco e soprattutto facendo come un effetto serra o una camera che trattiene il calore a contatto con il viso in questo modo. Così facendo tutti i pori della pelle si apriranno e il pelo uscirà dalla cute e verrà portato via in rasata in un modo più efficace. Un altro metodo, che è quello che io personalmente preferisco, è farmi una doccia calda prima di fare la barba. Facendo la doccia calda si crea il vapore dentro la doccia e quindi la stessa azione che abbiamo appena visto con il panno caldo più o meno è la stessa che avviene in doccia, perché noi ci facciamo la doccia con l'acqua molto calda, la doccia essendo chiusa contiene una quantità di vapore che andrà ad agire sulla nostra pelle e aprirà i pori, facendo così uscire i peli. Un metodo che non amo particolarmente è bagnarmi il viso con acqua calda o con il pennello intriso di acqua calda al momento della rasatura, perché non mi sembra molto efficace, non avendo tempo di agire, di andare ad intaccare sulla pelle aprendo bene i pori della pelle. Sì, è un metodo molto veloce che magari può fare qualcuno la mattina quando ha molta fretta per farsi la barba prima di andare a lavorare. Uno strano metodo invece che mi capita spesso di utilizzare in inverno, che ovviamente, come detto prima, non è un metodo molto comodo per chi va di fretta la mattina, però ovviamente dobbiamo anche pensare che per farci la barba non dobbiamo correre, altrimenti rischiamo di farci male. Ovvero spesso mi capita in inverno di dover fare dei fumenti con delle ciotole di acqua calda, magari con il panno in testa, come si faceva una volta per fare i fumenti o i suffumigi, e quindi in tal caso ne approfitto e riempio una ciotola di acqua calda, magari con anche dentro due cucchiai di bicarbonato che aiutano la respirazione, e posizionandomi con il volto sopra la ciotola, coprendo la testa, faccio una cappa che tratterrà il vapore, che aiuterà anche i pori della pelle ad aprirsi e il pelo ad ammorbidirsi. Tutti questi metodi e tutte le volte che noi ci andiamo a fare la barba, è ovvio e anche scontato che noi dovremmo andare a farcela a stomaco vuoto. Perché notate bene, se voi mangiate e poi vi fate la barba, nelle due ore successive ci sarà in corso la digestione. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sarà un maggior afflusso di sangue o di pressione e quindi in quel caso ci sarà un rischio maggiore di tagliarsi e di far uscire del sangue. È un po' come quando eravamo bambini e ci dicevano: se hai appena mangiato per due ore non puoi andare a fare il bagno. Bene, detto questo ragazzi, io taglio qui il video e ci vediamo settimana prossima con il proseguimento. E ricordatevi, se sei depresso, fatti la barba più spesso. Ciao ragazzi! See you again in the dark side.